Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze belle, buongiorno a tutti e a tutte. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, barra chiacchiericcio. Come vi va? Spero tutto bene. Niente, allora, dovrò fare il letto e sistemare un po' la mia camera e a reggiare la mia camera, perché sono giorni che non è che non lo faccio, lo faccio controvoglia, dopo la verità. Quindi oggi voglio fare insieme a voi, sono più motivata e quindi lo voglio fare bene. Non dico benissimo, ma alla buona, diciamo, dai, alla buona. E niente, ora vi sistemo sul cavalletto perché sennò dopo un po' mi fa male il braccio e ci vediamo dopo, dai. Ok. Allora, stamattina ero a parte tutto, ho fatto colazione stamattina, un po' tardino, vabbè, tanto tardi non era, comunque nulla. A parte il letto che ho fatto poco fa, che avete visto la clip. E che dire, niente, alla fine sono riuscita a fare il mio bel letto e niente, a fare tutto ben fatto. Scusate un po' la mood casalinga, e più, come dire, nella mente. Sì, sono tutta struccata, questo lo so che l'avete visto, però non me ne può fregare davvero. Tanto sono in casa, volevo truccare, ma però cosa mi trucco a fare? Mi potrei anche truccare, però magari lo faccio in un altro video, non in questo, perché tanto qui vorrei sistemare un paio di cosine qui in casa mia, cioè a casa, perché così non posso stare e mi dà un po' ai nervi questa situa che avete, vabbè, un po' di polvere qua non c'è per niente perché ho pulito ieri, però si dà il caso che almeno il letto me l'ho fatto, i vetri sono tutti puliti perché li ho puliti ieri, sto lasciando la finestra aperta del tutto perché preferisco far prendere aria con la finestra con le persiane chiuse e nulla, quindi che dire, speriamo che... Allora, aspettate un attimo. Le persiane, non potete vedere, sono... Sì, vabbè, a parte il cavalletto. Le persiane sono chiuse perché le ho tutte chiuse. Perché così almeno queste persiane non sono troppo spalancate. Però almeno il vetro. Secondo che da dietro è tutto bagnato perché c'è la condensa. Quindi ho preferito di più lasciare le persiane chiuse e far entrare aria in modo tale che si chiudano le finestre, gli infissi dei vetri, tutto lì, punto. Ed eccomi qua. Allora, dunque, vi dicevo, stamattina ho fatto colazione, no? Ho preso un po' di latte, caffè e latte, no, sto dicendo, prima ho preso un bel caffèuccio, come dice la classica primavera d'urso, e vabbè, chi se ne frega, tanto per parlarvi un po', per dirvi qualcosa. E poi caffè e latte, ho preso il mio pastiglione enorme, quello per il dente, perché da lì non si sfugge, se non prendo quel cavolo di pastiglione non mi si sgonfia questa parte qua, però non ne vuole sapere, non mi si sgonfia per niente sta roba, io non lo so come devo fare, non mi si sgonfia questa parte della guancia destra, maledetta questa guancia,
Infatti, quando dormo, devo dormire da questa parte a mo' di sarcofago perché non ne vuole sapere di sgonfiarsi. Non lo so cosa devo fare. Poi, quando me lavo la faccia, non devo stringere troppo il viso perché sennò anche lì dolore da vedere le stelle, ma vado ai dettagli. E quindi, nulla, devo stare attenta a un sacco di cose quando mi lavo la faccia, i denti e quant'altro. Vabbè, no comment, già. Quindi nulla. Avete visto che ho fatto il letto e adesso voglio andare in cucina a vedere cosa c'è da fare, ma non credo che ci sia nulla da fare. Almeno che quando, come dire, quando cuce mia mamma vado appresso a lei, per modo di dire, appresso a lei si intende per dire a vedere un po' cosa cucina di buono e poi ve lo faccio vedere in un secondo momento quando lei ha già impiattato il cibo dentro appunto al piatto, quando ha fatto l'impiattamento. Non so come spiegarvela al meglio perché ci tenevo a fare questa specie di videovlog diverso da tutti gli altri ragazzi, perché sennò così i miei videovlog diventano monotoni e non mi piace, quindi voglio farvi una cosa diversa. Vabbè, niente. Intanto controllo che ore sono perché voglio evitare che dimentico di prendermi appunto la pastigliona. La prendo sia alle 11 di sera che alle 11 e mezza del mattino. Aspettate un secondo. Sono le 10 e 12. Niente. E ancora ce ne vuole alle 11 e mezza. Però nel frattempo me la chiacchierò con voi. Già. Niente, intanto le mie unghie si sono belle sbacchettate, vedete? Anzi, sono l'acqua, tanto a forza di stare con le mani a mollo tra skincare e lavare i piatti, mi si è mangiucchiato lo smalto. Non so se capisce, ma penso che si capisca abbastanza. Lo smalto, ve lo ribadisco, è questo qua, ve lo faccio rivedere, ed è questo della Wacom. Ed un numero, colorazione non lo vedo da qua, ok, 260, molto buono, mi piace, ha una bella colorazione, 10 mm di prodotto e come dire, e niente. Cosa stavo dicendo? Ah, color melanzana, mi stavo già bloccando lì, buonanotte, anzicchio. Sì, Wacom, questo è color melanzana, non lo so perché cosa mi è successo, lo stavo bloccando, vabbè. E niente. Cioè, si può mai, aspettate se qualcuno ha suonato ma non ho capito chi era, però vabbè, niente. Non capisco manco chi era, boh. Ecco perché mi avete visto un po' con un lapsus strano, perché non capivo chi era, quindi ho detto ma ha suonato, ma no, io sono andato giù perché abbiamo 3 piani in casa nostra, 3 appartamenti, e quindi mi sembrava sentire giù invece qua da noi, credo, non lo so, non ho capito niente comunque perché non ci ho capito molto, comunque non importa, nulla, in questi giorni sto usando molto un profumo molto bello e buono. Allora, un attimo solo. Che è questo qui della Anna Blu Marina. Non so quante volte vi ho fatto vedere. Anna Blu Marina. Vabbè, il tappo è questo qua. Il classico tappo che fa, come si può dire, che presenta questo profumo qua. Ed è molto buono. Aspettate un secondo. Niente, vabbè, questo è comunque che il tappo sa di bucata, è molto buono, mi piace davvero tanto, è fantastico, è una cosa, guardate, il profumo, che buono, aspettate. Allora, eccomi qua, tutto sommato alla fine era mio zio, vabbè, dettagli, niente, non era nessuno di che, vabbè, mio zio era, e quindi nulla. Non capivo chi era chi stava suonando al portone, e quindi nulla. Un attimo di panico è stato perché non sapevo chi fosse, quindi vabbè, niente. Allora, dunque,
Non lo so bene ancora cosa fare perché non ho ancora idea di cosa mi venga in mente di fare, però boh, sono già 13 mesi di registro e non so ancora cosa ho in mente di parlarvi. Boh. Tra l'altro vedo una luce piuttosto strana, volevo registrare con una luce più bella, però volete o non volete. Mi sa che la luce fa veramente schifo. Boh, aspettate un Ok, penso che così ci siamo, perché veramente è così, altrimenti la luce è veramente una schifezza. Ora provo un po' a abbassarla, perché altrimenti così, ecco, vedete anche tutto il mio bel gonfiore in faccia, tanto per incominciare. E mi vedete anche tutta bella struccata, però vabbè, dettagli. Allora, i colori che vedete dietro di me, tutte le cose che vedete dietro di me, e non solo, anche, come dire, la mia faccia, il mio outfit e tutto quanto, è veritiero, ovvero i colori sono. Ho cercato di abbassare di più la luce perché sennò così non si capisce nulla di come sono i colori, e l'ho voluto fare più nitido e più. Non so come spiegarmi, insomma. E si veda più bene, si capisca meglio il video, perché altrimenti così è tutta una schifezza. Io vedo nei miei video ultimamente erano una, perdonatemi il termine, una cacata unica. Quindi sto cercando di aggiustare di più il video e di capirsi bene quando io registro, se si vede bene i colori, anche la borsa, tutto quanto, vabbè. Insomma, in generale, perché sennò così veramente non si capisce nulla. Perché negli ultimi video che io registravo non era il massimo, la luce era troppo alta, quindi capite bene che se non registro con una luce non troppo sparata, con una luce meno sparata, voglio dire, i colori che fanno veramente pietà, che tiene scampi e liberi. Quindi sto cercando di dare di più un'aggiustata alle luci, perché io di luci non ne capisco niente, però sto cercando di capirci meglio qualcosa. Io non so perché ma ho i video storti. Boh. Questa luce è storta, non lo so perché. Aspettate un secondo. Ok, ci dovrei essere. Bene. E niente, aspettate un secondo, voglio vedere chi sono, perché vi ho detto, devo prendere la pastiglia per il dente. Però voglio vedere che ore sono. Sono le 10:30. Niente, vabbè, ancora non è ora. Sì, non sto entrando in panico, però voglio capire bene quando devo prendere la medicina. Cioè, so l'ora esatta che devo prendere la pastiglia. E quindi mi voglio. Cioè, vorrei stare attenta all'orario giusto. Ecco perché. All'orario delle 11:30. Tutto lì. Perché tra le 11:30 di notte e le 11:30 del mattino, sempre, perché la pastiglia, allora, c'è da dire una cosa, il medico di base mi ha prescritto questa pastiglia, che adesso mi dico il nome perché non ricordo, aia, mi sta facendo male. Ogni 12 ore c'è da prendere la pastiglia, quindi ogni 12 ore non si sfugge, devo prenderla perché sennò non mi fa una mazza, ecco perché. E niente. Quindi, nulla, tutto sommato adesso il dente non mi fa più male come prima, però, perché forse si sta sgonfiando, però c'è il fatto che se non prendo questa pastiglia torna di nuovo da capo, a cominciare a fare, sì lo so, scusate gli uccellacci di sottofondo, cioè i gabbianacci sottofondo, i corvacci come vogliamo chiamare noi. Ma ho la finestra aperta quindi si sente di tutto e di più. Perdonatemi. E quindi nulla, ragazze. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché non finisce qua la clip, ce n'è altre. Io ci se riesco mi metto all'opera a aiutare mia nonna. E poi se mi va, anzi, senza, anche senza mi va,
Provo a mettermi all'impiattamento del cibo, del mio pasto. Non so cosa cavolo cucinerò oggi, però aspettate un attimo. Ah sì, forse dell'insalata, non lo so, dello stracchino, qualcosa di buono uscirà fuori. Non ne ho idea. Bisogna vedere se lo trovo lo stracchino, non lo so. E niente. Quindi, per il momento, volevo dirvi, aspettate un attimo, voglio vedere una cosa qua. Ah no, niente, sembra una cosa da farvi vedere. Cosa dirvi? Ah, devo ancora pulire i pennelli, che non ho puliti, non so cosa sto aspettando. Allora, i pennelli sono qua, vedete? Tutti belli zozzi, che è una cosa impressionante. Però vabbè. Prima o poi li pulirò perché non posso tenerli così. Io odio i pennelli sporchi. Vabbè, diciamo perdere. Questi qua sono i miei preferiti, li uso a continuazione e quindi ho intenzione di dargli una bella lavata appena posso. Poi sto continuando, vi dicevo. Ah sì, allora, questo profumo qui, oddio, mi stava scappando dalle mani, aiuto! Già, allora, questo è. Ve l'ho detto che cos'è? No, non mi ricordo. Vabbè, ve lo ridico. È Anna Blu Marina, vedete? Che se ve lo metto in questa posizione, da questo lato, la telecamera la fa vedere meglio. Cioè, il telefonino. Nulla. Sì, mi stava scappando il tappo, vabbè. Questo sa di bucato, ma nel senso che. Tipo, avete per esempio l'ammorbidente Marsiglia profumo di bucato? Ecco, ha quel sentore di fragranza così. Buonissimo, vabbè, adesso sa un po' meno di bucato. Però questo, allora, questo è il tappo, vedete? Questo qua è il tappo che ha profumo di rosa. Però vabbè. Comunque, a parte queste cose che non servono a nulla che vi sto dicendo. Un profumo delizioso, ragazzi, molto buono e portabile per tutte le generazioni, secondo me almeno. Non c'è distinzione di persone, ovvero tra, come dirvi, adolescenti, vabbè, bambine no, bambine non credo, evitiamo, però adolescenti, signore, non so. Qualsiasi persona voglia mettere questo profumo, per me è più che approvato, perché a me piace. Vabbè, adesso ce ne vedete dove sono arrivata, perché lo sto consumando a morire, mi piace troppo, mi dispiace, ma è troppo buono. Non lo metto spesso perché appunto costicchia, però è buono. Forse l'ho pagato sui 23-24 euro, non voglio dire una stupidata, però penso di sì, già. Ora lo rimetto al posto che non lo faccio da anni. E un altro profumo che sto utilizzando per uscire di casa che, ai ai ai, mi sta finendo. Ed è Bon Bon Malizia, il primo bacio. Questo è bellissimo, ragazza. Una profumazione, sa di Bibagol, qualcosa di simile, ragazze mie. Molto buono. E un'altra ancora è Viva Donna. Viva Donna è un bellissimo profumo. Molto buono. Sì, questo c'ha il corpo, il busto di una donna. Il corpo, sì, ciaone. Allora, questo ha il busto di una donna ed è top, mi piace. Quindi ve lo consiglio se non volete spendere chissà quanti soldi. Adesso non vi ricordo quante, perché è un regalo, è stato un regalo questo. Però mi piace davvero tanto. Quindi è top. Poi un altro è della Perlier, ma è inutile farvelo vedere. Sa di bucato, perché anche quello è buono e profumato. Sa di pulito, diciamo la verità. Sa di pulito ed è top, mi piace. E niente. Scusate se continuo a grattarmi il naso, ma forse qualcuno mi sta pensando, o qualcuno, come si dice qua in Sardegna, sa avere qualcuno che ha fame, quindi quello stragno famito, come si dice qui in Sardegna, ovvero vuol dire che c'è ospite che ha fame, che sta venendo a mangiare, vabbè, a perdere meglio. Già.
niente. Sì, vabbè, ve lo faccio vedere lo stesso. Questo è pendiere. Questo qua è la freesia. E qua non mi dici di capire cosa caspita c'è scritto. Elisir di profumo. Freesia. Vabbè, per lì, questo qua è, vedete. Oddio, adesso non si vede più. No. Ok, così si vede meglio. La freesia per lì, vedete. Questo è un profumo al bacio, bellissimo. Troppo buono. Adoro. Ciao. No, adesso è troppo. Ok, va bene. Ogni tanto aggiusto la luminosità di questo video perché non so mai che mi spazza i colori, quindi cerco di attenuarmi alla luminosità del video perché non vorrei che mi spazzasse i colori. Già non si vede una mazza quando faccio video tutorial di trucco, quindi no comment. E niente. Poi. Mi sto girando attorno a vedere cos'altro posso far vedere, ma non vi devo far vedere un bel niente. Raga, mi sa che questo video termina qua perché altrimenti è troppo lungo. Non me lo guardate di sicuro, non lo so. Però voglio evitare che diventa troppo lungo. Quindi il video dell'impiattamento sarà un altro momento, non so quando, però vabbè. E niente. Nulla, ragazze. Allora, se il video vi è piaciuto, se vi è stato di compagnia. Tanto di cappello per voi, ma anche per me. Se io ho tenuto compagnia a voi, se voi mi avete compagnia, voi mi avete fatto compagnia. E niente, ragazzi miei. Quindi adesso io vi saluto perché dopo ne farò un altro video, ma non così perché veramente faccio veramente pietà a me stessa. Non so a voi, però dopo questo video voglio registrare un video, almeno non dico un trucco che sa di quelli proprio appariscenti, ma qualcosa che io non riesco, che io almeno mi possa vedere meglio, perché così veramente non mi piaccio. No, voi direte, vabbè, sei bella anche senza trucco. Sì, davvero è bello anche vedersimi tanto senza trucco, però io sinceramente non mi ci vedo. Scusate se intanto guardo di là perché intanto, anzi è venuta mia nonna, quindi a vedere, ma come cavolo stai registrando senza trucco? E ha ragione, mi devo truccare perché così io non mi ci posso vedere. Quindi a dopo e aspettate un attimo che voglio vedere. Sono quasi, è ora quasi stare le 11, di essere le 11, arrivano le 11 tra poco, quindi alle 11:30 ve l'ho detto. Lo so, vi sto facendo la testa tanta così per questa maledetta pastiglia, però è così. Niente, ciao, appunto like, commento e soprattutto se vi piace sto canale iscrivetevi, attivate la campanella e ciao, a presto, un bacio, ciao!